Carissimi amici e amiche, siamo giunti alla ventesima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Dico subito che se il Signore mi aiuta a parlare, perché vengo da un incontro con i genitori di un'ora che ha preceduto questa catechesi, quindi speriamo che vada tutto bene. Scusate un attimo. Questa dovrebbe essere una puntata molto importante perché è una puntata, diciamo così, basilare, di raccordo, ecco, tra la grande prima e la grande seconda parte di questo ciclo di catechesi. La prima parte dove abbiamo cercato, con l'aiuto del Signore, sperando di aver contribuito a un pochino di bene per qualcuno, se questo fosse, ringraziamo il Signore, se non fosse, mi dispiace assai, a cercare di fare un pochino di chiarezza in se stessi e intorno a se stessi, per prendere in mano la propria vita, cominciare a prendersene cura. Abbiamo sentito quella bellissima canzone di Desan, molto bella, che ha introdotto questa puntata, Le opportunità che ho perso, che parla della storia di un'anima dannata. Dopo, a un certo punto, dice: guarda, fallo per te. Ecco, comincia un attimo a prenderti cura di te stesso, perché se non lo fai, se perdi delle chance, se perdi delle opportunità, quelle che ti vengono date, non le sai riconoscere, un giorno potrebbe essere troppo tardi. Una canzone molto bella, ma drammatica, interpreta da, peraltro, una persona che in vita aveva disprezzato, diciamo, come stupidaggini, come folle, la vita eterna, la dannazione, l'inferno, tutte queste cose qui. E poi, come accadrà a tutti quelli che disgraziatissimamente ci si troveranno, quando apriranno gli occhi per dire dalla parte sbagliata è tutto vero, sarà troppo tardi. Questo ovviamente non è assolutamente mia intenzione mettere paure malsane o terrorizzare nessuno, però dicevo anche già nella Santa Messa di questa sera che le cose con Dio vanno prese sul serio e anche le cose che riguardano noi stessi. Ora siamo, diciamo, praticamente giunti alla conclusione della parte, diciamo così, conoscitiva, ecco, anamnetica, se vogliamo usare una parolona grossa, di questo percorso. Ci manca un tassello a cui io tratterò, darò importanza una parte di questa puntata, perché è il classico argomento che, se poi gli dai un titolo che ci fa riferimento, ti fa schizzare il video a 10.000 visualizzazioni in 3 giorni. Quando si parla del diavolo è sempre un argomento, cioè, se si parla del diavolo oppure di qualcosa che ha a che fare de sexto, vi assicuro per esperienza, insomma, le visualizzazioni si impennano, ecco, dato significativo su cui riflettere. Dobbiamo parlarne brevemente questa sera, perché dopo che abbiamo fatto questa prima parte, adesso dobbiamo compiere delle scelte di vita. Io ho fatto riferimento anche a delle dimensioni, a delle realtà di fede, perché tutto quel bagaglio che siamo venuti acquisendo, che spero chi sta seguendo questo ciclo ci abbia lavorato, adesso deve essere appunto elaborato ed indirizzato verso un percorso che ci porti, come dal non senso alla vita di cielo, al sottodire un percorso di guarigione, conversione, liberazione. Liberazione dal male, guarigione dalle ferite, conversione, e questo è un punto dolente, conversione etimologicamente, di questo oggi dobbiamo parlarne, significa, a seconda delle 3 lingue bibliche, e questa è una cosa molto interessante, sapete che l'iscrizione sulla croce di Gesù era scritta in ebraico, in latino e in greco. Chi conosce queste 3 lingue, veramente le descrive così, attenzione, è proprio così. Il greco è la lingua dell'intelligenza, i più grandi filosofi sono greci. Il greco è una lingua proprio, parte che strutturata in un certo modo, ma è la lingua che hanno usato i grandi pensatori in antichità. I romani, come tutti sanno, non erano grandi pensatori, ma erano uomini d'acciaio. Quindi il latino è la lingua della volontà, la grammatica e la sintassi del latino sono ferree, d'accordo? Non sgarri, d'accordo? L'ebraico è la lingua del cuore.
chi la conosce, c'ha delle forme, c'ha delle espressioni, insomma, come dire, espressi, come dire, caratterizzanti proprio l'universo emotivo. Sappiamo anche i popoli medio orientali con le loro manifestazioni esagerate, no? Pianti, strilli, ma anche esultanze, no? Danze. Pensiamo anche all'Antico Testamento, insomma, quando riportano l'Arca dell'Alleanza, Davide gli salta davanti, tanto è vero che le donne lo prendono in giro e dicono: guarda questo come si è ridotto, no? Ecco, questa ricchezza è conoscere più di qualche lingua, ecco, è bello perché mette dinanzi a questa ricchezza. La conversione in greco è metanoia, in latino è conversio ed in ebraico è teshuva. Analizzando ciascuno di questi tre termini si capisce cosa significa conversione. Ed è lo step che chi vuole dovrà fare tutti, anche quelli che già hanno una vita di fede. Allora, cominciamo dall'intelletto. Metanoia. Conversione, metanoia, nous in greco, o noe, o nous, è proprio l'intelletto. Metà significa contro o oltre, quindi contro, oltre, quindi cambiare. Cambiamento di intelletto. Cambio modo di pensare. Si può cambiare modo di pensare? Certo che si può. È facile cambiare modo di pensare? No, che non è facile. Perché qualcuno ha detto, e non ha torto, non c'è niente l'uomo a cui l'uomo rinuncia più difficilmente quanto alle proprie idee. Il percorso che abbiamo fatto dovrebbe, speriamo, aver contribuito a scardinarne qualcuna, cioè a vedere dietro come tanti nostri modi di pensare, di essere, prese di posizione, spesso non c'è una convinzione reale o un'adesione profonda, interiorizzata alla verità. Ci sono soltanto partiti presi, causati da tutto quello che ci portiamo dietro. Frustrazioni, ferite, complessi, meccanismi di difesa, stati di non accettazione di noi stessi, peccati, situazioni di mancate riconciliazioni, tutto il marasma. Stasera vedremo anche un pochino di quello che combina il diavolo in mezzo a questo minestrone, ecco, perché poi c'è sempre lui dietro, ma a volte c'è un po' di più. Cambiare mentalità. In ebraico, bellissimo, la lingua passionale, la lingua immediata, teshuva, significa letteralmente ritorno indietro. Questa è un'altra. Tornare indietro, tornare sui propri passi. Shuv in ebraico significa proprio rivoltarsi, cioè proprio l'immagine che tu stai andando in una direzione, dici: ma sbagliato strada, devo tornare indietro. Devo tornare indietro, fermarsi, tornare indietro. Guardate che molte vite vanno a finire a scatafascio, a schifio, dicono i nostri amici siciliani, perché non si torna indietro. Tornare indietro non si deve mai quando si percorre la strada buona. Gesù nel Vangelo dice: chiunque mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto al regno dei cieli. Sì. Quindi tornare indietro, non tornare indietro, è una virtù quando si persevera su una strada che si è certi che sia buona. Ed è realmente quella buona. Ma sei sicuro che le strade su cui stai camminando sono strade buone? Perché se non sono buone, devi tornare indietro. Perché se non torni indietro, cadrai dentro un burrone e se cadi dentro un burrone ti sfracelli. Teshuva. Quindi tornare indietro. Poi abbiamo la conversio in latino. Conversio viene da cumversio, che vuol dire non proprio tornare indietro, ma
cum versio, come dire, mi volto, ma mi volto insieme a qualcun altro, guardo da qualche altra parte. Guardare da qualche altra parte, insieme a qualcun altro, cum, non da solo, per qualcun altro possiamo immaginarci chi è il Signore. Vi ricordate quando Pietro e Giovanni, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, guariscono il paralitico? Stava chiedendo l'elemosina, no? Dice, guarda verso noi, gli dice San Pietro, guarda da un'altra parte. Guardare da un'altra parte, amici miei, guarda da un'altra parte. Molte salvezze della nostra vita ci derivano dal guardare da un'altra parte. Questo vale per le cose di fede, ma questo vale in generale sempre nella nostra vita. Le nostre scelte, la volontà, è la latina lingua della volontà, sulla base di cosa e di chi le facciamo. Un'altra canzone che si poteva mettere questa sera, però ho preferito quell'altra, era Te la scelta di Sarai, sempre dei De San. Chi è che anima le tue scelte? Segui il gregge? Oggi ci sta, lo fanno tutti così. E se poi non faccio così, e poi chi lo sa che succede? E poi sarò giudicato, e poi perderò questo status. Perderò questi privilegi. Dove stai guardando? Dove stai guardando? Se tu oggi guardi quello che guardano tutti, cioè la cultura dominante in tutte quante le sue sfaccettature, tu cammini con i paraocchi, d'accordo? E le tue scelte andranno necessariamente in una certa direzione. Ci deve essere un momento nella vita in cui dici, ma siamo sicuri che la parte dove sto guardando è quella giusta. Sono tutte quante cose che devono maturare dentro il cuore. Allora, come si inserisce? È cosa facile convertirsi? Non c'è niente di più difficile. E non c'è niente su cui il diavolo faccia più il diavolo a quattro come quello di impedire una conversione. Il diavolo sa una cosa. Noi abbiamo una risorsa che, per quanto possa essere condizionata, situata, debole, l'abbiamo vista la volta scorsa, rimane libera. La fede ci insegna che noi non possiamo convertirci se il Signore non ci fa la grazia della conversione. Ecco perché bisogna tanto pregare. Perché chi ti muove a guardare altrove, chi ti ispira il desiderio di tornare indietro, di fermarti e cambiare direzione, chi ti suscita il desiderio di cominciare a pensare diversamente, costi quello che costi, è un impulso della grazia di Dio. Ma quell'impulso della grazia di Dio è consegnato alla nostra libertà. Noi abbiamo già incontrato il diavolo durante questo percorso quando abbiamo parlato della sua azione ordinaria, ne abbiamo già detto tante cose e del discernimento degli spiriti. Ora dobbiamo aggiungere qualche cosa riguardante sia l'azione straordinaria del diavolo, sia quell'azione particolare che il diavolo fa per impedire a noi di accedere alla conversione. E va ad attaccare esattamente questi tre fronti dell'intelletto, della volontà e del cuore, impedendo che facciano la cosa giusta. Tornare indietro? Perché tornare indietro significa, ma che figura ci faccio? Ma cosa diranno le persone? Ma io fino ad oggi ho pensato così, io adesso comincio a pensare colà. E per una vita sono stato un mangiaprete, non mi hai messo piede in chiesa, ma ti pare che adesso posso andare a fare una cosa del genere?
Io lo sto dicendo così, ci si potremmo stare, potremmo starci molto a lungo, ma questa è una remora immensa. Il diavolo la alimenta. Guardare altrove, guardare altrove rispetto a dove guarda la massa. Quindi, nella consapevolezza, dici: guarda, guarda, che ti, mica ti vorrei mettere a fare così adesso, rimarrai da solo. Ti prenderanno tutti in giro, diventerai lo zimbello del mondo, perderai amicizie, perderai stima, perderai onore. Cambiare mentalità? Per cambiare mentalità bisogna cominciare a fare una cosa che il diavolo non fa fare per nessun motivo. Sapete qual è? È riflettere, pensare con la propria testa, non con quella degli altri, non delegando ad altri il pensare e né evitando di stare sempre da soli con noi stessi in ascolto della nostra coscienza. Questo il diavolo lo impedisce in tutti i modi possibili. In tutti. Ostacoli su ostacoli su ostacoli. Allora, noi dobbiamo capire, no? Che dinanzi a questo, allora, è un combattimento, è un grande combattimento. Nessun uomo può sottrarsi a questo combattimento. Il Signore vuole che lo combattiamo. Lui ci dà la grazia e la forza per uscirne vittoriosi. Ma il combattimento spetta a noi. Il combattimento spetta a noi. Abbiamo visto la volta scorsa che la nostra volontà purtroppo è indebolita e il nostro intelletto è oscurato e le nostre passioni sono impazzite, quindi capiamo che mente, quindi intelligenza, volontà e cuore sono indebolite. Ne possiamo uscire comunque? Ne possiamo uscire comunque. Ora, bisogna fare attenzione anche, allora voi sapete che l'agire di Dio è misterioso. Noi conosciamo qualcosa di quello che Dio fa, ma non ci rendiamo conto di molte cose. Vi faccio qualche domanda, no? Faccio qualche provocazione. Chi di noi si rende conto di cosa sia il battesimo di un bambino? Vi rispondo subito, nessuno. Perché se tutti si rendessero conto di cos'è il battesimo di un bambino, i genitori, che oggi hanno preso i brutti vezzi di posporre i battesimi dei figli, ma non aspetterebbero manco 2 ore dal parto, che l'avrebbero già fatto battezzare. Non facciamo queste cose perché non ce ne rendiamo conto. L'ignoranza gioca a nostro sfavore. Quale fra gli uomini si rende conto di che cosa sia una messa, fare una comunione? Peggio ancora. E chi, quale tra gli esseri umani si rende conto dei benefici che derivano, siamo nel mese di maggio, da recitare un rosario? Quasi nessuno. Ora, il diavolo, passiamo all'azione del nemico, i padri della Chiesa lo chiamavano la scimmia di Dio, cioè tutto quello che lui vede fare a Dio, sia nell'ordine che a noi non è accessibile, perché noi non lo sappiamo quello che fa Dio nel mondo suo, insomma, se non poche cose che conosciamo dalla rivelazione, sia nell'economia della salvezza, lui lo rifà al contrario. E come tutte quante le cose che Dio ha fatto nel bene producono degli effetti benefici assolutamente impressionanti, attraverso delle modalità ben precise, lui ha scimmiottato, quindi ha rifatto esattamente il contrario, confini opposti. Cioè, mentre tutto quello che Gesù ha fatto per noi sono mezzi salvifici e produttori di una montagna di beni, tutte quante le opere che fa il diavolo sono mali malefici e produttrici e produttori di male. Ora, ci sono alcune azioni. Per esempio, c'è molta gente che dice, se una persona accetta di fare una preghiera,
Quindi di dire una semplice Ave Maria, anche se la dice tanto per dirla, ma accetta di dirla. Quell'Ave Maria, per il semplice fatto di essere stata detta coscientemente da una persona, è una benedizione impressionante. Se invece una persona fa un'azione, dice qualcosa, partecipa a qualche evento che non sono benefici ma malefici, anche se non lo sa, ne subirà male. E quel male agirà in maniera misteriosa, ma purtroppo vera, ostacolandogli ancora di più il suo cammino verso la liberazione e verso il bene. Negli anni passati, facciamo qualche esempio, io feci diversi interventi, alcuni abbastanza ruspanti, per esempio sul problema Halloween. Successe il finimondo, successe, d'accordo? Perché? Vediamo subito come agisce il nemico, no? Allora, quello che io cercavo di dire, e che era una cosa che a mia volta mi era stata, io avevo imparato da chi? Dagli esperti in materia, perché io non sono un esperto in materia, non sono né un demonologo, ma sono semplicemente una persona che ha studiato la teologia dogmatica, tutta la teologia dogmatica, tra cui evidentemente anche l'angelologia, ma non è che ho fatto degli studi approfonditi, né ho un'esperienza, come dire, pratico-operativa, perché io non sono e non ho mai avuto nessun incarico, quindi non ho svolto questo incarico di esorcista. Per cultura personale o per cose mie personali, ho approfondito anche questo argomento. E quando parlavo di queste cose, riferendomi all'autorità di chi spiegava bene alcune cose, ho semplicemente riferito. Succedeva il finimondo, perché qual è il processo che si attiva? Il diavolo fa sempre così, e lo fa anche adesso per imporre le sue leggi in giro dove siamo appestati dappertutto. Ora il diavolo decide una cosa: devo fare questa cosa cattiva, devo ordirla, ma le persone però devono essere ingannate, perché se una persona si rendesse conto del male, il diavolo dice sempre così, non lo farebbe mai. Come faccio ad ingannarlo? Come faccio ad ingannare? Allora, generalmente succede così. C'è qualche personaggio, come dire, eccellente, che comincia a sdoganare una cosa che non era da sdoganare. Per esempio, Halloween è una cosa che è arrivata in Europa, in Italia in particolare, negli ultimi 20-25 anni. Quando io ero piccolo, io non avevo mai sentito manco parlare di Halloween. Non c'era proprio, né a scuola né in giro. D'accordo? Allora, come si sdogana una cosa? Per sdoganare una cosa, tu devi instillare la persuasione che quella cosa sia innocua. Non c'è niente di male, come dicono tutti quanti. Cosa c'è di male? Niente! I bambini si divertono. Bambini, è una festa, è maschera, sì, con le maschere dei robot, ma è fondamentalmente una grande giocherellata. D'accordo? Si gioca. Si scherza, dolcetto e scherzetto, tutte queste cose qui. Poi se è una cosa carina, insomma, no, adesso abbiamo il mondo globale, internet, quindi vogliamo proprio tutti gli americani. Tranquillo, non ti preoccupare. C'è la grande persona del mondo dello spettacolo, che cavalca questa cosa, e poi generalmente c'è anche la collaborazione dei media, che adesso hanno un potere enorme. Contestualmente a questa impalcatura appare l'ultimo step, cioè far apparire come fuori di testa, come fuori dal mondo, come folle, chiunque si azzardi a dire: scusate, forse non è così. Se si studiano bene alcune cose, se si vede l'origine di questa festa, se si ascoltano gli esorcismi, gli esorcisti, se si vede il calendario satanico, se si prende atto di alcuni fatti di cronaca, forse le cose non sono proprio così.
Ecco, Medioevo, a destra e a sinistra, andai anche una trasmissione, insomma, a parlare, cioè, d'accordo, rimasi molto molto tranquillo. Allora, è chiaro che, allora, una persona che cosa fa? Io ho i figli, che faccio? Sto facendo questo esempio perché questo è emblematico, fa capire tante altre cose. Cosa faccio? Che faccio? Agire diversamente, perché se questa cosa adesso è entrata nella cultura dominante, se io agisco diversamente, mi cominceranno le altre famiglie dei compagni di mio figlio, cominceranno a dire: questo è fuori di testa, e gli insegnanti mi faranno la predica, mi faranno questo, mi faranno quell'altro, i bambini le emargineranno, i bambini soffriranno perché tutti i miei amichetti vanno in classe a festeggiare Halloween e io no, quindi si sentiranno, quindi c'è una pressione. Perché quando il diavolo riesce a fare una cosa del genere, per liberarsi è un macello, eh. Devi accettare di soffrire. Diciamocelo proprio francamente. Ora dico questa cosa perché il processo di conversione, questo lo comporta questo qui. Cioè il tornare indietro, il cambiare rotta, il guardare altrove, comporta delle sofferenze. Noi siamo tutti quanti portati a pensare di mantenere lo status quo. Di non fermarci, perché anche se io mi sento un pochino così, l'idea di un cambiamento soltanto ci c'è, e che questo poi magari comporti delle cose terrificante. Dietro questo, ho appena finito di dire a un incontro con i genitori, grazie a un'opera del mio amico Don Fabio Rosini, c'è la grande leva su cui fa pressione il diavolo, che è la paura. La paura. Tornare indietro si ha paura, cambiare mentalità si ha paura, guardare altrove si ha paura. Quanta gente non vuole confrontarsi con qualche altra cosa? Cioè, sulle problematiche, prima di prendere decisioni, bisogna informarsi oltre che formarsi. Cioè, dice, io, cioè, ho mandato per 10 anni i miei figli ad Halloween e io che ne sapevo? Sì, che ne sapevo, ma ti sei informato? Se ti è venuta alla pulce qualche cosa, hai subito detto: ah, esagerazioni, cretinate, no, Halloween, punto e basta. Agire in questo modo vuol dire prendersene le conseguenze. Una scelta avventata comporta delle conseguenze. Il diavolo su queste cose qui ci sguazza. È sempre così quello che lui fa. Le grandi scelte di vita. Perché moltissimi ragazzi non entrano in seminario? San Giovanni Bosco diceva: su 170 non entrano. Perché? Perché? Per quello che dicono gli amici, per la paura dell'ignoto, e per la paura di perdere gli affetti, di non avere un affetto stabile. Io dico sempre ai candidati di vocazione: sta attento che il diavolo, tu c'hai la vocazione, bene, ricordati che farai il diavolo a quattro: prima, durante e dopo. Prima, per impedirti di entrare dove devi entrare, in seminario, in convento, dove vuoi; durante, per farti uscire; e dopo, ammesso che sei stato ordinato, che ti sei consacrato, per farti fare il cattivo prete o il cattivo frate. Non c'è tregua. Ora, a fianco a queste operazioni ordinarie del diavolo, siccome il diavolo ha replicato la struttura della Chiesa, lui vuole distruggere la Chiesa. Non ci riuscirà, ma è il suo sogno. Il suo sogno mostruosamente proibito. Sta facendo di tutto per farlo. D'accordo? Non è un mistero, insomma, che stiamo vivendo tempi. Le società civili sono già in ginocchio rispetto all'antica Societas Christiana, cioè il cristianesimo allo stato attuale in molte società non esiste più. Il diavolo non vince le guerre, può vincere per divina permissione qualche battaglia, finirà scornato, però nel frattempo fa strage di anime. Quindi finirà scornato e noi siamo sempre sereni e tranquilli, sperando di stare dalla parte buona, ma nel frattempo sono problemi grossi. Grossi. Allora, il diavolo che cosa c'ha? Il diavolo c'ha i suoi servi volontari, come Gesù c'ha i suoi ministri, c'ha i suoi servi.
C'ha i suoi, tra virgolette, c'ha le sue brutte copie dei sacramenti, che è la magia nera, eppure la magia bianca, i rituali. Come io qualunque prete, fa un sacramento, fa una benedizione, loro c'hanno il contrario, d'accordo? Adesso non mi scoccia parlare di queste cose. Praticano lo sbattezzo, che è il contrario del battesimo. Praticano le messe nere, che è il contrario della nostra messa, d'accordo? Quindi, e tante altre cose di cui non voglio parlare, perché non bisogna dargli troppa importanza. Ora, che cosa succede? Se si entra in contatto con il mondo del male, e basta che sia un contatto inconsapevole, è una cosa brutta, ma non fa niente, è così. Cioè, tu vai per sport. Fammi andare a leggere, ci vado per gioco, mi vado a far leggere le carte. Sei entrato in contatto. Fammi andare a Halloween. Sei entrato in contatto. Sei entrato in contatto. E facciamo per gioco la seduta spiritica. Sei entrato in contatto. Andiamo dal mago. Sei entrato in contatto. Quando si entra in contatto con quello, tu entri in contatto, però non sai quello che succede. Voi sapete, no? Noi esseri, noi cattolici, lo facciamo sempre di meno. Qual è il più grande regalo che tu potresti fare a un tuo simile? Sapete qual è? Oltre che pregare per lui, fargli celebrare una messa. Quei pochi che ancora fanno celebrare qualche messa, anche per i vivi. C'è una persona che tu fai celebrare una messa per la sua conversione. C'è una persona che non riesce ad avere figli, fa celebrare una messa con l'intenzione di ottenere la grazia che gli si apre il grembo. Noi ci pensiamo. Dall'altra parte fanno le cose contrarie, che si chiamano tecnicamente i malefici. Ora, che succede? Che succede? Noi siamo più forti, cioè Gesù è più forte del mondo del male. Quindi, mentre, attenzione, se io faccio un atto benefico, quindi faccio una preghiera per una persona, quella preghiera Dio l'ascolta e in qualche modo gli arriva. Non è detto che vada a conseguenze positive se quella persona la grazia la rifiuta, ma la cosa buona arriva, anche se la persona non è ben disposta. Invece, il contrario arriva nella misura in cui la persona non è protetta. Cioè, questa è una cosa che per esempio oggi gli esseri umani non ci arrivano. Cioè, se una persona vive completamente lontana da Dio e dalla sua grazia, vi faccio un esempio, questo poi molti hanno paura di questo, gli vengono anche le paure compulsive, poi vanno dai sacerdoti e cominciano a dire fammi una benedizione perché va tutto storto, le solite cose, insomma così, per carità, le benedizioni si fanno sempre, perché le benedizioni appunto sono una delle cose positive, la benedizione è un sacramentale, lo vedremo poi più avanti e come si usano anche queste cose, no? Ma una benedizione non basta. Chi lo sa che mi hanno fatto? Qua va tutto storto, io ho il sospetto che qualcuno mi ha fatto qualcosa. Non si tratta di cose da dire subito, stupidaggini, queste cose non esistono. No, no, queste cose esistono, e come? E queste cose, le cose cattive, quindi quello che tecnicamente si chiama il maleficio, che poi ha varie forme di realizzazione concreta, di cui non voglio troppo parlare per non dare troppa importanza ai diavoli e agli affari loro. Però queste cose possono produrre effetti a vario livello sul colpito. Però la condizione è che quella persona non stia in grazia di Dio. Cioè, in via del tutto eccezionale, il Signore può permettere che sia colpito anche dall'azione straordinaria del maligno, un santo. Ci sono dei casi eccellenti. Per esempio, c'è il caso nel corso della storia della Chiesa, quelli che conosco, di Santa Gemma Galgani, per esempio. Santa Gemma Galgani veniva letteralmente esorcizzata dal proprio confessore. D'accordo? Quindi non è che se una persona è posseduta, automaticamente chissà chi era. Può darsi che ci sia una divina permissione. Cioè, a volte il Signore permette, cioè così come generalmente i grandi santi,
sono vessati dal demonio, no? Non posseduti, pensiamo, tutti quanti sanno le botte che ha preso dal diavolo Padre Pio, o le botte che ha preso dal diavolo il curato d'Ars. Quindi queste sono permissioni divine, nel senso che queste persone che fanno dei grandi danni con la loro azione, con la loro preghiera al diavolo, il Signore permette di andare a, come dire, a fargli del male. Perché? Perché attraverso quel male, come dire, assunto e offerto, non soltanto che vincono il diavolo, ma fanno ancora più bene, quindi assumono un ruolo simile a quello di nostro Signore. Cosa ha fatto nostro Signore? Chi è che ha avuto la regia della passione e della morte di Gesù? Il diavolo. Gli ha scatenato contro tutto il male. Perché? Perché Gesù l'ha preso, se l'è tenuto, l'ha offerto al Padre, non meritandolo, e attraverso questa offerta ha liberato tutti noi. Quindi, nei confronti dei santi, il Signore può permettere questo tipo di azione straordinaria del diavolo che serve per la loro santificazione e per la salvezza di tutti. Oh, ma nella stragrande maggioranza dei casi, però, le forme straordinarie di male, a partire appunto da quelle cose misteriose, quindi cosa so, persone che non dormono, facciamo esempi più stupidi, persone non trovano lavoro, persone non si riescono a sposare, persone nella vita bloccate sotto vari punti di vista, malattie strane, che uno vada a 100 miliardi di medici, il Vangelo attesta l'origine di alcune malattie di origine malefica. Per esempio l'emorroissa, che è proprio un classico caso, tra l'altro, di Vangelo adatto ai percorsi di guarigione, no? E dietro queste cose c'è una occulta, generalmente, questo che è azione del nemico. Di questo tutti hanno paura, ma quasi nessuno usa gli strumenti per difendersi. Quali sono gli strumenti per difendersi? Una normale vita di grazia e l'uso, per esempio, molto raccomandato da santi e non solo, di portare addosso qualche oggetto benedetto. Non negli amuleti e le frescacce o i portafortuna che danno in giro questa gente. Non basta portare solo un oggetto benedetto, però, per esempio, io spesso e volentieri porto dietro le medaglie miracolose, perché anche qui, se una persona accetta di mettersela, soltanto di mettersela la medaglia miracolosa, per questo che la Madonna ha fatto anche questa cosa, perché a volte il nostro Signore basta che trova uno spiraglietto così, già l'accettare di mettersi la medaglia miracolosa è un passetto di apertura verso il Signore, è una fessura per la grazia in cui possono scendere tante cose. Sapete che le forme più gravi dell'azione del demonio sono i casi di vera e propria possessione, che tutti quanti hanno paura, sono terrorizzati, oppure qualcuno è intrigato, va in giro su YouTube a vedere, a informarsi o a vedere i film dell'horror, tutte queste cose qui, perché l'uomo è sempre così, l'uomo è come un bambino, è attratto dalle cose, come dire, super, e non capisce che quella forma particolare di azione satanica, che appunto la più grave, insomma, no? Che è la possessione, come dire, che di per sé quella cosa è semplicemente una sofferenza per chi la subisce. Cioè, non è un peccato essere posseduti, e non è che una persona che è posseduta, nel momento in cui lo è la più grande peccatrice, perché quando una persona comincia un cammino di liberazione da un male di questo genere, la prima cosa che l'esorcista gli dice di fare: confessati, mettiti in grazia di Dio, vai a messa almeno la domenica, mangi su tutti i giorni, di rosario, eccetera, eccetera. Quindi quando comincia un percorso di liberazione è già in via di guarigione, però si deve sopportare questa presenza fino a quando non se ne va. Il problema non è quando c'è, il problema è quello che c'è stato prima, d'accordo? Perché, come affermano gli esperti, ordinariamente, perché il diavolo possa fare un'incursione, deve trovare, questo lo dice anche Gesù nel Vangelo, no? Dice: se un uomo forte entra in una casa, come dire, dove c'è un altro e lo vince, quello se ne deve andare. A proposito della guarigione dagli spiriti immondi. Oh, però siccome poi lo spirito immondo ritorna, dice, se trova la casa vuota, prende sette spiriti peggiori di lui e torna alla carica. Che significa la casa vuota? La casa non piena di Gesù. Ora, noi dobbiamo prendere atto,
nel momento in cui stiamo per cominciare la seconda parte, e questa è una grande verità di fede che non possiamo ignorare, cioè anche qui dobbiamo scegliere se crederci o no. La nostra vita è, come dire, tra due poli, qui e dopo. Noi siamo contesi tra Dio che ci ha creato, che ci ama, ci vuole con sé, vuole una vita anche terrena, meravigliosa per noi, e la vita eterna, e il nemico di Dio, che per odio verso Dio, vuole noi, vuole sottrarre a Dio la delizia dei suoi occhi, che siamo noi esseri umani, e per questo usa tutte le sue arti maledette. È cattivo, è subdolo. Lui opera attraverso l'inganno e l'ignoranza. Spinge le persone a non riflettere, a non pensare, a non farsi domande, a non prendere decisioni. Ostacola i cammini di conversione, di avvicinamento. Appena una persona si avvicina alla Chiesa, succede il finimondo, succede. Sapeste quanti ne ho viste di persone che ci hanno provato? Quanto hanno durato? Sono andato a messa la domenica, poi la seconda, la terza già non c'erano più. Steccati subito, manco ci hanno provato. Non si rendono conto, ma appena una persona si avvicina un pochino al Signore, quello non sta a dormire, quello farà il diavolo a quattro, farà. A quattro, anzi a otto. Sono realtà di fede. Capiamo queste cose? Lontano. Dobbiamo stare da tutto quello che è occulto, anche da tutte quelle cose strane che fanno. Attenzione, quando ci stanno di mezzo c'è gente che dice, che parla coi morti, che prendono i registratori, le scritture automatiche. C'è sempre il diavolo dietro, non c'è Dio. Dio non fa queste cose. Dio ha detto che i morti si devono lasciare dove stanno, non si toccano, non si vanno a, capite? Non si vanno a sfogugliare. Dio non fa queste cose. Se Dio vuole, ti manda il mistico di turno. Guarda la cara Natuzza Euro, buonanima, dovrebbe essere già iniziato il processo di beatificazione, che te le dà gratuitamente se vuole, quando vuole lui, qualche informazione su qualche anima defunta. Non che tu te la vai a prendere e la provochi. Queste sono tutte quante cose che vengono dal diavolo. E se tu ti ci metti in mezzo, tu ne subirai gli influssi, non sappiamo che cosa succede. Io non lo so, forse i grandi esperti esorcisti lo sapranno, ma sicuramente non ne viene niente di buono. Così come quanto sono sciocche le persone a stare lontano da Dio, ma anche qui è un problema del pensare. Mo' tra 2 domeniche la festa del Corpus Domini. Non pensare è colpa, amici miei. Lo dico sempre ai ragazzini, la prima cosa che il Signore ci chiederà di là non è quello che abbiamo fatto, ma tu ci hai pensato. Devi pensare. E l'intelletto il Signore ce l'ha dato perché noi lo facciamo funzionare. La Chiesa crede che dentro il tabernacolo ci sta Gesù Cristo, ma tu ci credi oppure no? La Chiesa crede che la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. La Chiesa crede che Gesù Cristo è Dio, ma tu te lo sei chiesto? Tu ci credi che Gesù Cristo è Dio? Se Gesù Cristo è Dio, ma ti pare che va a morire in croce? Ma che c'è andato a fare a morire in croce? Noi non possiamo rimanere in eterno chi l'ha fatto al catechismo della prima comunione, ci hanno insegnato la pappardella, Gesù è il nostro Signore, è morto in croce per salvarci dai peccati. Dice, che significa salvarci dai peccati? Boh, non, cioè, non, la nostra fede non può essere un'accozzaglia di formulette vuote, imparate a memoria e senza significato. Le grandi domande che ci siamo fatte all'inizio di questo percorso, ma è dopo la vita che c'è? È dopo la morte che c'è? Finisce tutto con la morte? Vanno tutti in paradiso? Secondo molta gente non c'è niente, ma se c'è qualcosa vanno a finire tutto in paradiso. No, vanno a finire tutto in paradiso perché Dio è buono. Siamo proprio sicuri che è così? Siamo proprio sicuri? Io come faccio a dire tante cose? Io mi sono formato. Proprio, confesso candidissima, io mi sono informato. E non soltanto limitandomi agli studi che ho fatto in quanto seminarista. Io mi sono formato.
Perché questo è un problema importante, io devo sapere che c'è stata dall'altra parte, eh? Perché se io penso che comunque sia va a finire tutto quanto bene e poi bene non va a finire, ma ti rendi conto che te ne vai all'inferno per tutta l'eternità? Ma stiamo a scherzare, stiamo. Ma chi ci pensa a queste cose se non ci pensi? Io posso pensarci per me, ma tu ci devi pensare da solo, eh? Tu ci devi pensare. E non pensarci è una scelta. Irresponsabile, da folli, ma è una scelta. Esiste o non esiste Gesù Cristo? È Dio o non è Dio Gesù Cristo? Il diavolo di cui stiamo parlando esiste? O è una leggenda? O è roba da medioevo? Il mainstream di oggi ancora stanno a pensare che esiste il diavolo. È vero che ci credono anche alcuni teologi cattolici, detto fra me e voi, ma chiudiamo poi la parentesi, e non è una cosa di oggi, insomma, purtroppo. Ok? Ma nel catechismo della Chiesa Cattolica non è così. Ecco. E non è così nel Vangelo. Allora, nessuno può fare queste cose. Se no, adesso noi cominciamo la seconda parte. La seconda parte, chi è che ci guarisce? Prossima catechesi. Chi è che ci libera? Chi è che ci rinnova? Chi è che ci risana? Chi ci può fare riconciliare con la nostra storia? Chi può sanare le nostre ferite? Chi è che basta toccargli il lembo del mantello che il flusso di sangue si ferma? Chi è che ha vinto la morte? Chi è che perdona i peccati? Perdona che significa che te li lava, li distrugge, li disattiva la sorgente di male che quelli creano, ti ridà una vita nuova, ti dà la possibilità di guardare altrove, di cambiare direzione, di cambiare mentalità, di affrontare tutto il mondo se necessario. Per le nostre sante idee, non per qualunque idea, noi sfidiamo tutto il mondo e non le vendiamo a nessuno le nostre idee sante, d'accordo? Non sono in vendita, non sono trattabili quelle sante, d'accordo? Sono poche quelle sante, ma quelle sante non si toccano. La nostra fede non si tocca. E chi è disposto a transigere e a farsi toccare la fede non ce l'ha. La fede non ce l'ha. I martiri sono morti. E tra pene terrificanti alcuni. Io lo leggo tutte le mattine il martirologio. Certe mattine mi viene il mal di stomaco. Quello che hanno fatto per farli cedere, non hanno ceduto di un millimetro. La fede è la cosa più importante che esista. La fede è la ragione della nostra esistenza. La seconda parte di questo percorso, io l'ho raccontato tante volte, cioè, non voglio di sempre, dopo diventa monotono. Qualcuno che segue queste cose spegne la diretta oppure schiaccia il pulsante di YouTube perché dopo alla fine uno dice sempre le stesse cose. Io sono diventato sacerdote, ho dato la mia vita, felicissimo, e non ringrazierò mai per tutta l'eternità, ancora non mi sembra vero, per il Signore, perché io ho visto in una persona, in carne ed ossa, morta da santo, per quanto mi riguarda, cosa significa credere in Gesù Cristo. Io l'ho visto. Hai visto? Cioè, gli apostoli hanno sfidato il mondo perché Gesù Cristo l'hanno visto risorto. Tutti dicono, ah, sono nati dai farisei, li mettevano in galera, li menavano. Dice, dovete stare zitti? Dice, ma come faccio a stare zitti? Io l'ho visto risorto. Non posso stare zitto. L'ho visto con gli occhi miei. Tu puoi stare a parlare pure in greco romano. Io questa cosa la devo dire. Poi ci possono credere o non credere, ma io la devo dire. Allora, noi abbiamo fatto la prima parte del percorso. Oggi dico, con le gambe tue, dal pantano in cui più o meno grosso in cui ti trovi, non ne esci. Chiaro? Se ricorri ad espedienti umani, puoi trovarti anche peggio. Ah, se poi Dio non voglia, ti rivolgi agli amici del nemico. Avrai qualche bene temporaneo in questa vita, questo l'ha detto il diavolo, gli ha detto Gesù al Vangelo, la terza tentazione, dice guarda, vedi tutta questa roba qui, il diavolo vuoi i soldi, le tre S è roba sua, vuoi i soldi? Quanti ne vuoi? Vuoi il sesso? Quanto ne vuoi? Davanti, dietro, oggi non ci si fa mancare niente, tutto quello che ti pare. Che vuoi il successo? Vuoi il potere? Vuoi diventare un grande? Questa è roba, ti interessano queste cose?
qualcuno è così folle che si prende la carota in cambio dell'eterna dannazione, beh, sono scelte. Il diavolo fa sempre soltanto questo. Il diavolo ha due sistemi per portarci dalla parte sua. Uno l'abbiamo già visto, rimando alle puntate sulle tentazioni. L'allettamento, l'inganno, ti fa credere che belli i soldi, ammazzacco dei soldi, bella la vita piena di piaceri e mi godo tutto di più, bello comandare, gli altri schiattano, io comando . Non è così. Oppure, ne abbiamo parlato questa sera e mo ci concludiamo, la paura. Quelli che non vince con la tentazione, li vince col terrore. E la paura è il principio della schiavitù. Ci siamo mai chiesti perché noi siamo figli di Dio. I figli sono liberi. Dio non ha schiavi. Non avere schiavi significa che Dio non ti prenderà mai con il terrore, con la paura, col ricatto, con la violenza. No, no. Dio farà sempre in modo di farti arrivare in qualche modo messaggi positivi, messaggi propositivi, stimoli di coscienza, ma se tu non li accogli, continuerà fino all'ultimo istante della tua vita. Al diavolo no. E il diavolo arriva col terrorismo. Il diavolo arriva con il ricatto. Il diavolo arriva con la minaccia. Il diavolo arriva con la violenza. E se una persona non ha attributi spirituali, cede e perde. Non lo dobbiamo permettere questo qui. Però dobbiamo essere consapevoli che intraprendendo questo viaggio ci sarà chi ci si mette di traverso. Allora, per iniziare il viaggio di guarigione, di conversione, di liberazione fino alla vita di cielo, noi dobbiamo tenere presente una cosa, ce la diciamo subito. Tutti i mali che noi conosciamo, tutti quelli che abbiamo visto, hanno soltanto una matrice e un regista. La matrice è la nostra volontà umana che fa stupidaggini. Il regista, l'abbiamo già visto, è colui che ci vuole male e ci vuole travolgere nella sua eterna sofferenza, disperazione e dannazione. Non è un gioco questo, non è uno scherzo, non è una favola. Io sarei felicissimo se potessi non dire e non parlare per niente di queste cose. Ho scelto di parlarne lo stretto necessario, non di più perché non mi va neanche di dargli questa minima soddisfazione, perché parlarne sì, ma non troppo, perché dopo si sente troppo importante. Ok? Questo ci odia. D'accordo? Dio ci vuole con sé. Dio ci ama. Dio vuole per noi solo che il bene, qui e dopo. È vero, in questo mondo certamente. Gesù ci ha detto. C'è la croce. Ne parleremo nella seconda parte. La croce è la più grande terapia che esista. Si è resa necessaria proprio a causa di questa malattia congenita della nostra volontà folle, perché solo la croce la drizza, come vedremo. Allora, per fare questo percorso bisogna essere consapevoli che si dovrà lottare. D'accordo? Non è un percorso facile, ma è un percorso possibile. Io ripeto quello che diceva sempre Santa Teresa, perché si applica perfettamente per questo tipo di cammino a chi voleva intraprendere il cammino dell'orazione. Tanto è la stessa cosa. Il diavolo c'ha paura solo di una cosa. Vabbè, oltre che di Gesù e di Maria, vabbè, questi li lasciamo fuori. Il diavolo teme le anime risolute, perché sa che anche se la nostra volontà combina guai, la nostra volontà è rimasta libera. Guardate e abbiate orecchi per capire, anche dinanzi a tante cose, nessuno può costringerti a fare una cosa che tu non vuoi. Nessuno. Nessuno. Nessuno.
La nostra volontà è sempre libera, c'è sempre la possibilità di fare altro, anche se quell'altro può avere un costo altissimo. Bisogna vedere sempre la posta in gioco. Un santo, ma anche una persona, un grande uomo, una grande donna, è una persona che dinanzi ad una cosa importante non vende la sua libertà. Non vende e non svende la sua libertà. Figuriamoci quando c'è di mezzo la fede e le cose di Dio. Delle anime risolute il diavolo c'ha paura. Perché il diavolo ti può tentare, ma se tu ci sputi sopra la tentazione, cos'altro fa? Sapete, racconto un episodio un po' brutale, eh? Martirologio del 62, potete andare a controllare, il 28 luglio. Un tizio che praticamente, prima di martirizzarlo, siccome alcuni carnefici erano un po' raffinati, no? Prima volevano fargli fare qualche bel peccato di quelli che i cristiani un tempo detestavano, poi ti martirizzo. Lo fanno stendere su un tappeto di fiori. Dopodiché gli legano, nudo ovviamente, dopodiché gli legano mani e piedi, capite, dei perni, quindi era completamente disteso nudo. Dopodiché gli mandano sopra una donna nuda per eccitarlo alla lussuria. Quindi prima del martirio fargli commettere un atto orribile contro la purezza. Sapete cosa ha fatto questo? Guardate, ripeto, Martirologio Romano del 62, 28 luglio, andate a controllare. Allora questo si è messa la lingua fra i denti, si è tagliato la lingua con i denti, quindi immaginate il sangue, gliel'ha sputata in faccia. Ed è rimasto chiaramente questa signorina un po' troppo intraprendente, umiliata in questo modo e vinta in questo modo dalla purezza eroica di quest'uomo, se n'è andata e dopo questo è stato martirizzato. Capiamo che significa una volontà risoluta. Capiamo cosa hanno fatto i nostri padri nella fede per non commettere un atto impuro, a proposito, insomma, di... cioè, immaginiamo oggi, no? Si è tagliato la lingua e gliel'ha sputata in faccia. Allora, Santa Teresa, così concludiamo, solo questo dovevo dire, ma questo al diavolo non gli piace. Il diavolo c'ha paura delle anime risolute. Per un'anima, chi è un'anima risoluta? Un'anima risoluta è questa qui. Bene, hai seguito questo ciclo di catechesi fino adesso, adesso non guardare a chi l'ha fatto. Se c'è qualcosa di buono, ringrazia nel Signore perché non viene da me. E non lo dico per umiltà perché sono ancora molto lontano da questa virtù. Lo dico per doveroso, diciamo così, amore alla pura verità che, insomma, che deve essere sempre l'oggetto dei nostri pensieri e delle nostre parole. Ti interessa? Vuoi guarire? Disse Gesù al cieco. Vuoi guarire? Bene, lo devi volere fortemente, risolutamente. Lo faccio, ma non lo faccio. Sì, forse, mo ci pensiamo, ma sì, mi piacerebbe. No, no, lo faccio. Lo faccio punto e basta. Se scatenasse il finimondo, io questa cosa la faccio. Devo andare contro tutto e contro tutti, io questa cosa la faccio. Se non c'è una volontà di questo genere, non si farà. Non basta però, ci vogliono altre due cose. Questa volontà serve a farti partire nel percorso, ma il percorso ha un tempo, non guarirai dall'oggi al domani. Il nostro Signore, se volesse, gli basta un movimento della volontà per rifarci nuovi. Così come abbiamo parlato questa sera dell'azione straordinaria del diavolo. Cioè, quando Gesù faceva un esorcismo, non è, se voi parlate con gli esorcisti adesso, cioè, una persona un po' posseduta può durare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni. Io ho conosciuto qualche esorcista che mi ha confidato, dice, ogni tanto glielo dico, ma madonnina mia, sono 10 anni che stiamo a combattere con questo. E di una parola, mandalo via sto diavolo, no? Perché queste cose accadono? Misteri. Di certo, quando arrivava Gesù, taci, esci da costui. Fine dell'esorcismo. Quanto durava? Un secondo. Quindi Dio potrebbe fare tutto, ma non lo fa ordinariamente. Perché per noi ci vuole il tempo. Quindi non basta la volontà ferma e risoluta, perché questa volontà ferma e risoluta deve rimanere tale nel tempo. E per rimanere tale nel tempo ci vogliono due cose: la costanza e la perseveranza.
La costanza permette di superare gli ostacoli che ti verranno dal di fuori, le difficoltà. E tu devi sapere che il diavolo si metterà di traverso. 100%. Avrai degli ostacoli. E secondo, la perseveranza che ti permette di superare l'usura del tempo. Essendo una cosa che impiega tempo, il tempo dopo un po' uno si stanca, cioè, ancora. E ho già fatto un'adorazione, poi ne ho fatto un'altra, e ho già fatto 20 rosari, ne ho fatti 30, 40, ne sono fatto 500 messe, e ancora non mi sento guarito. Dio mio. La cura funziona, 100%. I tempi, questo dipende da come stai messo, da come usi i medicinali, da come ti impegni, dai tempi che Dio stabilisce, perché può darsi che a te ti faccia bene di rimanere ancora un po' di tempo, non subito. Quindi ci sono una serie di variabili che sono imponderabili. Ma se la volontà non è risoluta e non ti armi di costanza e perseveranza, non sarai guarito, non sarai liberato, non sarai sanato e non comincerai a vivere una vita stupenda già da questa terra, prima di vivere quella ancora più bella in cielo. Questo mancava alla fine, prima che fossimo disturbati. Con questo ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie per chi ci ha avuto la pazienza di rimanere nonostante i problemi fino alla fine. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. E come sempre, alla prossima.